Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Allora, siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook Cosimo.Scarano. Un cordiale benvenuto all'ospite di questa sera, Gio Di Sarno. Buonasera, Gio. Ciao Cosimo, buonasera a tutti. Mi Buonasera, di nuovo. senti, sì? Sì, forte e chiaro. Oh, Allora, ottimo. Gio, Tu innanzitutto sai che io sono, io e la tecnologia siamo due cose distanti. Hai va fatto un benissimo, miracolo stasera. è tutto a posto. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, potete seguire in diretta sulla pagina Facebook Cosimo.Scarano, Business Life, questa rubrica in cui intervisto donne e uomini di successo. Con l'obiettivo di dare testimonianza appunto delle loro attività, dei loro progetti, delle loro realizzazioni e soprattutto per essere un momento anche di condivisione e motivazione anche in questo momento storico di cambiamenti che stiamo vivendo tutti e quindi momenti in cui è anche importante comprendere quelle che sono nuove strade da seguire e soprattutto mantenere attivo quello che è il coraggio di agire. Business Life, giunta a questa settima puntata, oggi ospita, come anticipavo prima, una donna di origini campane, napoletane, ma che vive a Roma dove ovviamente negli anni ha realizzato quelle che erano le sue attività principali nello spettacolo, quindi come attrice e cantautrice. Ma che oggi è riuscita a realizzare anche altri nuovi obiettivi, a creare nuove situazioni dove, ora ce lo racconterà lei, anche lei riesce a dare spazio e voce a chi opera nel settore dello spettacolo attraverso il lavoro di giornalista su alcune riviste e non solo, perché, come ci racconterà, ha creato e sta creando nuovi format, nuove situazioni. Bene, dopo questa breve ovviamente perché immagino che tutti voi amici vogliate sentire dalla sua voce quella che è la storia, la verità e soprattutto i segreti del successo di Gio Di Sarno. Gio, di nuovo buonasera. Arri Ari, buonasera. Io buonasera. sono sempre imbarazzata quando devo parlare di me, sempre. Soprattutto poi da quando ho intrapreso questa nuova, chiamiamola carriera. Nuova carriera. In cui intervisto, sono io quella che intervista e a volte mi rendo conto che vado oltre, no? Nel senso che piano piano poi scavo e l'ospite si apre ed è quello che poi ho fatto anche io negli anni, no? Un giornalista ti parla e tu in quel momento sei solo con lui o con lei, parli e poi invece ti ritrovi quella confidenza ovunque, no? Cerco di essere delicata e come dire, di plasmare un po', di addolcire. Sempre quando mi dicono delle cose, a volte anche personali, che in quel momento uno si lascia andare, come potrebbe essere in questo momento per me, perché siamo io e te, no? Invece Certo. dall'altra parte c'è tanta gente, magari tu dici una cosa buttata lì così, tu lo sai che io senza occhiali non vedo niente. Quindi, quindi affiducia, ogni tanto fammi capire che ci sono, perché altrimenti devo mettere gli Ci occhiali. sei, ci sei, ci sei e ti sentiamo forte e chiaro. Ma anche se sei Io ho timida una nel carriera strana, raccontare. nel senso che il mio percorso artistico non è un percorso, in questo momento io ho un po' di figli che camminano per caso, perché chiaramente anche il gatto adesso sta arrivando. Dicevo, la mia carriera non è il mio percorso artistico più che carriera, non mi piace proprio la parola carriera. Il mio percorso artistico di vita è un percorso non proprio omologato agli altri. Nel senso che vengo da un piccolo centro, non pensavo di fare questo, ero destinata a fare tutt'altro, una vita di campagna, un'altra cosa. E poi, per mille vicissitudini che adesso non vi sto a spiegare, sennò veramente ci vogliono 8 puntate, a un certo punto ho deciso così, che avrei fatto questo, la cantante. Veramente volevo fare l'attrice prima. Però volevo fare l'attrice come vedevo le attrici nella mia testa, è quello che dicevamo prima, noi ci siamo collegati prima e si parlava proprio di questo, quando uno è inesperto e non viene poi, che ne so, o da una famiglia che ti aiuta in un certo percorso o da un'esperienza anche scolastica se vuoi,
pensi che perché uno ha avuto successo tu arrivi e puoi fare delle cose, non è così, insomma ce ne vuole. Quindi quella prima fase di attrice, come era nella mia testa, poi l'ho un po' abbandonata perché la musica mi ha travolta e perché era un altro periodo in cui si facevano tanti spettacoli. Quindi sono stata catapultata sul palco. La prima tournée importante l'ho fatta con Little Tony, ho fatto forse 250-270 spettacoli in anno. Quindi mi sono trovata subito Alla in un ribalta. vortice che oggi ce lo sogniamo, insomma, non esiste. Oggi se fai 30 spettacoli, lo sappiamo, è grasso che cola. Quindi, però non sapevo far bene niente, nel senso non sapevo bene presentare, nemmeno cantare, però è stata una palestra. E ricordo sempre tutti i consigli, se avessi ascoltato, lo dico sempre, tutti i consigli che mi ha dato Tony, all'epoca avevo 16 anni e oggi boh, chissà dove sarei stata, però quando sei tanto giovane alcune cose non ti arrivano proprio, uno te le dice però non ti arrivano perché sono cose che tu non conosci, non sai, quindi non ti rendi conto. Va bene, poi per tutta una bella epoca lunga, mi sono dedicata principalmente alla canzone, ho lavorato molto nelle televisioni napoletane, questo fisico un po' ingombrante da una parte mi ha aiutato, da una parte mi ha favorita in certe cose, in un'altra però dall'altra parte non mi ha magari, quando era il caso, fatta muovere in maniera diversa. Io farei Ingombrante tante... significa che è alta, è una donna bella e alta, vuole Beh, dire. tanta roba. Quindi all'epoca era considerata anche di più di tanta roba, perché adesso trovare una donna di 1,75-1,76 più tacche è normale, ma insomma io ho una certa età, sono grandicella, all'epoca mia ero comunque considerato un po' un mostro, tra virgolette. Vabbè, Addirittura. comunque per dire che anche questa fisicità, se da una parte mi permetteva di esserci, dall'altra parte non mi ha permesso di stare per esempio accanto a nomi di un certo tipo, non volevano quella ingombrante, non volevano quella che Rubasse la scena. esatto, ma la rubavo proprio. Garcia, scusate che Garcia mi sta rompendo il divano. Garcia, il gatto. Rimproveriamo il gatto. Quindi qualche difficoltà poi l'ho avuta. Poi vabbè. Sono diventata un po' più grande, ho avuto questi. Sono in diretta televisiva, Beatrice. Mi sta passando mia figlia dietro col gatto. E, ho avuto Beatrice Alessandro, e quindi mi sono anche un po' arenata, come succede spesso alle donne che lavorano e poi hanno dei figli. E lì è incominciato, secondo me, il vero cambiamento, dove ho cominciato a capire che forse dovevo approfondire in maniera diversa, venivo già da un cambiamento, mi ero inventata questo Spagnapoli, classici napoletani spagnolo, e la musica napoletana non l'avevo mai affrontata, facevo dance, mi chiamavo Crazy Joe, era un'altra cosa, un altro personaggio. E invece già lì il percorso era già iniziato di cambiamento anche per vicissitudini private. Poi sai, il privato col pubblico alla fine si mescola, non puoi, no? Non si riesce a È separare tutto. difficile, cioè lo puoi pure fare apparentemente, però interiormente sai che non è così. E poi alla fine, se sei fatto in un certo modo, prima o poi esce fuori, c'è niente da fare. E vabbè, dove siamo arrivati? Siamo arrivati a questi bambini, Ci un sono po' arrivati. distratta così e ho ricominciato a vedere tante cose. Ecco, avete sentito il rumore? È stato il mio gatto che mi ha fatto cadere qualcosa. Ho incominciato a capire che tante cose non mi stavano proprio bene, che avevo fatto un percorso, ma non solo un percorso pubblico, anche privato, non ero più contenta. Un livello di consapevolezza nuovo, diciamo. Eh sì, penso che un po' capiti a tutti. E a me è capitato in maniera proprio importante. È stato lento, non è stata una cosa dall'oggi al domani. E, sono cresciuta assieme a questi due ragazzi, e crescevano loro e crescevo io. E a un certo punto ho ricominciato tutto da capo. I miei genitori non mi avevano permesso di studiare perché secondo loro
io sarei dovuta andare in campagna e quindi alle donne non era concesso studiare. E quindi da adulta proprio ho ripreso tutto in mano. Ho ricominciato a studiare. Se cade la telecamera, il gatto che sta andando sotto la telecamera. Tutto il cellulare, eccolo, si è seduto finalmente. Amen. Quindi ho ricominciato tutto da capo, ho fatto tutto quello che non avevo fatto, diciamo a livello burocratico, ma non solo. Quindi ho preso questi famosi pezzi di carta che non avevo, ma contemporaneamente ho proprio studiato, mi sono proprio seduta nei banchi, ho studiato, ho ripreso tutto da capo ed è la cosa che consiglierei a chiunque, qualsiasi percorso tu vuoi intraprendere, devi approfondire e studiare. Poi, per carità, ognuno di noi è fatto in un modo, la mia esigenza era quella. E poi è arrivato tutto quello che più o meno ci siamo detti, e che sai, io attualmente scrivo per l'Opinione, che è un quotidiano online. È stato per tanti anni, è ancora, cioè, proprietà di Arturo Diaconale, che purtroppo ci ha lasciato da poco, e ho fatto un bellissimo percorso con loro, ci sto ancora. E poi contemporaneamente scrivo per Top, Stop, Top. qualche volta anche Miracoli, non faccio miracoli, però curo la posta del cuore su Stop. La posta del cuore di Bonaria. Bonaria è un personaggio di Edoardo De Filippo, tratta dagli esami, non finiscono mai. Lei è l'amante, e quindi ho pensato di mettere questo nome a questa rubrica perché comunque mi faceva piacere. Di solito i problemi sentimentali sono sempre Sempre di cose all'ordine del non giorno. chiare, no? Non, perché se uno sta bene, non viene a scrivere a me, insomma, o al giornale, o non ha problemi. Se uno non ha problemi, non ce li ha. Se mi scrivono, qualche problema c'hanno. Allora ho pensato di chiamare la posta del cuore di Bonaria. Quindi attualmente sto messa così. Quest'estate finalmente speriamo, dopo questa pandemia, di riprendere un po' di lavoro, che al momento è chiaramente tutto fermo. E sarò a Salerno, come ti dicevo prima, con una rassegna teatrale nella quale farò sia lo spettacolo di apertura, e poi ci sarà un talk show tutte le sere. Da quando a quando è previsto questo format? Luglio, luglio. Luglio. Sono 10-15 giorni di luglio. Quindi tutte le sere c'è lo spettacolo, ci sarà anche Pino Strabioli, Lalla Esposito, la rassegna è diretta dal regista Antonello De Rosa, e organizzata da Scena Teatro. Saluto anche il direttore Pasquale Petrosino, così abbiamo Salutato salutato tutti. tutti. Chiaramente io ti ho fatto un riassunto molto Certo. Striminzito di una vita lunga, perché ho iniziato a 15 anni, ne ho 52, e quindi è tanta roba. Non Tanto posso, lavoro. sarebbe difficile dire tutto, però sicuramente le tappe importanti sono state Spagnapoli, Classici Napoletani in Spagnolo, dove comunque ho pensato una cosa mia, e passando per un musical, Canta Napoli il musical, in cui ero la protagonista. Uno spettacolo per la regia di Enzo Sanni, 180 costumi, 9 ballerini, Nuzio Milo, Alessandro Fortunato. Abbiamo fatto tante cose con questo musical. E poi va bene, metto questo è la. Ce l'ho. Ce l'hai, La libertà di amare. È un bel prodotto da, diciamo, un prodotto da adulta, il prodotto del cambiamento, chiamiamolo così. Ci sono alcuni brani che ho scritto, ho collaborato anche alla scrittura, le musiche sono quasi tutte di Enrico Di Napoli, ci sono solo due cover, poi sono tutti brani nuovi. Molto intensi, se posso permettere, avendolo, insomma, molto intensi Ecco. per sintetizzare. Ecco perché dicevo, il mio percorso è un percorso strano, nel senso che ho fatto anche Maracaibo, per carità. Però poi alla fine io le cose commerciali ci vado vicino e poi mi allontano. Sono delle piccole distrazioni, piacere. È come quando bevo le bollicine. Io non amo le bollicine, però ogni tanto posso bere no? Però perché amo il vino Rosso per rosso, quello bello, festeggiare. strutturato, importante. Quindi io sono un po' così, sono da vino rosso, strutturato, Un importante. primitivo Ecco, di Manduria pugliese, come dire. tu invitami e io me lo voglio L'invito è bere. aperto, insomma, siamo pronti. Naturalmente, insomma, vabbè, il tuo percorso è molto intenso, lungo, come hai detto tu, una carriera, come dire,
su cose su cui avevi puntato e altre, come dicevamo prima, di quello che la vita ti dà Ma mentre non sei avevo nemmeno in puntato, non teatro. avevo, no, non c'era un progetto, ecco, quando mi dicono potevi fare di più, un sacco di volte mi incontrano le persone, parliamo, ah, dice, ma con le tue capacità potevi fare di più. Non credo, perché io so da dove sono partita, so quello che facevo, chi ero, ho lavorato tantissimo su me stessa. Forse se fossi partita da un'altra realtà, probabilmente potevo fare di più, ma poi di più cos'è? Cioè, che cosa sarebbe questo Infatti, di più? Ognuno sa la sua vita e il suo percorso. Se uno si infatti. va a informare o va a cercare cosa fa un artista, il pubblico in questo è colpevole, perché spesso dice, ah, sono andata a vedere quello spettacolo. Infatti la mia rubrica, faccio una piccola parentesi, la mia rubrica sull'opinione, che si chiama L'altro teatro, nasce proprio per valorizzare spettacoli, tra virgolette, minori, dove ci sono artisti però di un certo tipo, bravi o spettacoli importanti, però meno pubblicizzati, perché vanno tutti quanti chiaramente a vedere lo spettacolo dove c'è il nome che in quel momento funziona, che può essere un nome di un artista che esce da un talento, piuttosto che ne so, insomma. Certo, Sappiamo come funziona. è Poi quello dicono: che ah, però dicevamo quello prima. non è capace, non è colpa dell'artista se è capace o meno, cioè quello è quello. Poi tu pubblico, se vuoi qualcosa di diverso, te lo devi andare a cercare. Non è che da passivo arrivi là e ti aspetti che arrivi il miracolo. Ha il 50% della responsabilità ce l'ha pure il pubblico. Certo, che avalla, come dire, quelle che sono le offerte o le proposte. Ma come dicevamo prima, naturalmente quello che è importante per tutti, se mi consenti una parentesi a conferma di quello che vuole essere questa rubrica Business Life, cioè analizzare quelle che sono le storie di successo che non sono tutte, quasi nessuna è lineare, priva di sassolini o di ostacoli, insomma anche Joe in poche parole ha raccontato finora quello che è un percorso molto ricco di soddisfazioni, però le soddisfazioni, i risultati, il successo poi che cos'è? Meramente il raggiungimento di un risultato o più risultati che si Ma ottengono personale, soprattutto quello in un personale, percorso perché tu puoi personale, avere successo certo. per il pubblico, tra virgolette, ma tu non essere soddisfatto. Quanti casi, Questo no? vale nello spettacolo come in tutte le In attività, ma tutto, soprattutto nello certo. spettacolo che magari, come dire, è un tema che oggi, diciamo, è caro a molti perché è stato un settore tra i più colpiti. Ma mi preme sottolineare il fatto che, a prescindere dal settore, quello su cui cerchiamo di porre l'attenzione è che la storia di Joe ci racconta che naturalmente la determinazione, la voglia di fare, ha portato ad apprendere, come dire, sotto forma di gavetta, sotto forma Questo percorso, se di uno ci va autodidatta, quello che era informato, un accetta. metodo di lavoro, un metodo per raggiungere i risultati. Quello che cerchiamo di trasmettere, cara Gio, attraverso questa rubrica e non solo, io lo faccio anche dal mio sito personale, offrendo quella che si chiama una consulenza gratuita, cioè uno si pone un obiettivo, vuole realizzare quello che è un progetto, un'attività, serve un metodo per raggiungerlo e, come dicevi tu, che è una cosa molto importante, prima di scegliere il metodo, la strategia, che sono ovviamente quelle personalizzate che funzionano, bisogna guadagnare quello che è un livello di consapevolezza, cioè, come ha detto Gio prima, capire da dove parto, perché Cosa non vuoi? cosa vuoi, una serie Cosa di vuoi? domande, di analisi, poi, come ha citato Gio prima, non si possono fare, come dire, considerazioni post, ok, tu potevi fare di più rispetto a cosa, rispetto a chi, Esatto. non è il parametro giusto per valutare quelli che sono i risultati. L'importante è arrivare, come si dice nel marketing, a target, al risultato, ma la soddisfazione non solo economica, ma anche personale, sta nel sapere, e solo chi lo fa, ne ha conoscenza, da dove si è partiti, le sfide che si sono affrontate, quindi sia il vento in poppa, come si dice nella nautica, sia anche gli ostacoli che si sono dovuti affrontare per raggiungere quell'obiettivo. Questo è un Guarda, concetto semplice su cui pongo l'attenzione in tutto quello che è questo format di Business Life, perché chi è intervenuto finora e come oggi Joe è la sintesi di quello che è il percorso prima personale, appunto, diciamo, certo. proprio di ogni persona, e poi professionale
nel raggiungimento del successo o del risultato. L'artista in generale ha un doppio problema. Uno è il fatto proprio della creatività, no? Se è uno che crea, che scrive, ma anche se è solo come dire, un esecutore, comunque ha bisogno dell'ozio. Io L'ozio trovo che gli creativo. artisti, certo, trovo che gli artisti, adesso dico una cosa non bella, però la devo dire perché è la verità, gli artisti che non hanno famiglia, cioè che non hanno una famiglia da seguire, soprattutto le donne, okay? Perché gli uomini in qualche modo sappiamo, è inutile che ci giriamo intorno, hanno sempre, siamo passi avanti in questo, non si sono fatti, siamo rimasti come eravamo, quindi magari i maschi hanno qualche possibilità in più, sono sempre le donne che si dedicano ai figli, purtroppo è la verità, tranne casi rari eccezionali, così ci siamo salvati. Non intervengo per puoi dire quello che vuoi. Però quando uno non può dedicarsi anima e corpo a un progetto, allora tu devi studiare, no? Una canzone, un monologo, quello che è. Poi però devi fare tutto quello che fa anche una casalinga, perché non parliamo, come ci siamo detti prima nella prova che abbiamo fatto, della punta dell'iceberg o di chi veramente arriva a quello successo per cui si può permettere. Sette camerieri, l'autista, la Certo. gente, l'ufficio stampa. Parliamo di gente che deve far quadrare un po' tutto. Deve vivere anche. Esatto, deve vivere e sopravvivere. E ha il problema esistenziale dell'artista, che solitamente siamo tutti Noi molto, no? elenchiamo. Di comprensione. La testa gira. E poi dobbiamo però fare i conti con tutti i giorni, con la spesa, con le bollette, con la quotidianità. E oggi è sempre più forte questo, perché siamo tanti, no? Ci sono i talent, ne escono 20, poi ci sono i talent quelli più piccoli, poi ci sono i talent provinciali, poi ci sono quelli dei, no? L'offerta non manca. Ora, in questo periodo C'è storico, tanta sembra roba. ripristinare la domanda, diciamo, nel mercato, quindi a livello proprio di lavoro, insomma, ci sono tante persone che possono lavorare e Esatto, che vorrebbero lavorare. alcune tipologie lavorative sono proprio sparite, quelle dove io ero più forte e ferrata, per esempio la festa di piazza è sparita, non esiste proprio più. Il teatro piccolo sta tornando, ma anche prima della pandemia, io lo dico sempre, tutti si sono lamentati del 25% di capienza dei teatri. È meglio che li giravo questi teatri, sia sopra che sotto, come dico spesso, sia per fare le recensioni oppure per fare spettacoli. E i teatri non erano pienissimi, a meno che c'era l'artista, quello che tira, a Roma ne sono 5-6, basta. Poi i teatri, tutti mezzi pieni o mezzi vuoti, è come il bicchiere del vino, che non ho mai capito pure là, se è mezzo pieno o mezzo vuoto. Dipende dal vino, Quindi forse. è già un settore molto in crisi. Se uno non sa poi cosa vuole fare e non ha nemmeno la costanza di seguire un percorso, un progetto, avere un'idea di cosa fare, lo dico perché ci sono passata io, poi magari sono ripresa strada facendo, però non è sempre semplice, perché proprio l'artista il più delle volte è inquieto, è tormentato. E poi si deve avere a che fare con la quotidianità, non è per l'artista la quotidianità, cioè c'è bisogno di razionalità e spesso l'artista questo non ce l'ha, quindi si deve un po' far aiutare, guidare Deve imporre. da chi ha la lucidità per fare cose che magari non sa fare, non può fare. Non si ho fatto Perché una bisogna bellissima lasciare intervista a Toni spazio. Esposito Atto, e scusa. la puoi leggere venerdì, esce sull'Opinione. Ecco, Toni Esposito è proprio l'emblema dell'artista, sta là che ha capo in tendone a costruire, a creare. E stavo con le caccavelle in mano l'altro giorno. Allora tu mo pensa una persona di 60 anni, più caccavelle in mano, cioè, però quello giusto Quello è lo è la stile. sua vita, non può non fare quello, perché poi non ci regala quello che ci regala, capito? Non può andare a. Probabilmente rimarrà a piedi in autostrada perché si è dimenticato di mettere la benzina. Non so se è chiaro. Gli staccheranno il telefono perché non pagherà le bollette, ma perché se lo dimentica. Adesso prendo Tony, poverino, un amico, mi permetto di dire questo. Però io me lo immagino così. Quindi chi è più razionale, tipo me, che riesce a fare un po' quello e quello, da qualche parte perde, nel senso che Certo, non può certo. riuscire in tutto
è un Insomma, altro Wonder Woman. discorso che abbiamo affrontato, appunto, lo sforzo costante, la costanza, la perseveranza nel cercare e mantenere l'equilibrio, che ovviamente è diverso da Sopra la follia, l'equilibrio sopra la follia. Esatto. Quindi bisogna, come dire, sempre andare a lottare, a lavorare su quello che sicuramente non è errato fare quelli che sono i paragoni tra Mai. risultati anche simili, perché Mai. naturalmente vale quello che dici tu e condivido il tuo pensiero, ovvero siamo anime anche, quindi ogni persona segue un percorso di vita. Che naturalmente non tutti possono conoscere, spesso, come detto prima, si cerca di tenere nascosto quello che è il personale, ma quando si è in pubblico, che sia l'artista, l'imprenditore, un personaggio, un funzionario pubblico, alla fine, come dire, Esce fuori, qualcosa, guarda, esce fuori da come saluti, da come ti comporti, da come ti qualcosa relazioni della con la propria gente. vita traspare. Ma Esce fuori. ovviamente la paura di chi, come dire, vive queste situazioni è sempre quella del giudizio. E questo, come dire, è una deformazione, comunque una Questo però è la prima deformazione cosa che non culturale che dovremmo, abbiamo noi, magari in è la Italia. prima cosa che dovremmo eliminare dalla nostra vita, indipendentemente dal lavoro che uno svolge, il Quindi lo giudizio altrui. sforzo. Proprio bisogna fregarsene, perché sennò alla fine. Tu che Cioè, consigli dai? perché io mi devo preoccupare cosa pensa, scusa Cosimo, ti No. pensa qua, se a me e te, che là c'è sta Garzia, perché io mi devo preoccupare cosa pensa Cosimo se Cosimo non sono io? Allora io voglio fare una cosa, la faccio, la devo fare, altrimenti mi vado a omologare a altra gente che però non sono io, non è me. Non so come dire, quello che va bene per uno non va bene per un Certo, altro, certo. perché a uno piacciono gli spaghetti e quell'altro vuole il ragù, o quell'altro vuole. Ognuno ha un gusto, bisogna seguire la propria natura. Non si può, no? Non si può e non si deve. Anche Secondo me è proprio perché appunto sprecata. Abbiamo una vita sola. la creatività che dicevi prima, naturalmente ogni tentativo comunque lascia una traccia di noi o comunque di chi va a fare, a prescindere da quello che è il livello del risultato finale. Intanto è stato fatto, è stata accesa una fiammella, poi quanto grande sia, quanto duri, non è dato sapere e non è quello il giudizio finale. È come scrivere un sonetto e non tutti possono scrivere la Divina Commedia, cioè non, è sempre arte, è sempre Ma sai che a qualcosa. volte uno succede che scrive anche una cosa più importante della Divina Commedia, però non esce fuori, rimane da un'altra parte. Questo Queste noi non sono lo tutte sapremo mai. divagazioni, naturalmente, che approfondendo No, ma noi non lo può. sappiamo, non lo Infatti. cioè, non sappiamo nei cassetti di chissà quanta gente ci saranno canzoni bellissime che non sono state portate a Pubblicate, successo per chissà quale edite. Questo è, motivo, diciamo, un noi non lo discorso sapremo un po' più mai. complicato perché poi, come dire, la produzione, la comunicazione, il marketing è un altro aspetto, appunto, tra l'altro, di cui trattiamo in questa rubrica. E naturalmente avere consapevolezza di tutto e del tutto non è facile. Ci salva l'unicità, perché se tu fai una cosa unica tua, anche se è sbagliata secondo gli altri, brutta secondo gli altri, ma almeno hai l'unicità che è tua. Quando invece ti incominci a omologare agli altri, e questo è stato un mio errore del passato, ma io non l'ho mai fatto per omologarmi agli altri, l'ho fatto perché pensavo forse funzionasse, sì, sai, magari funziona, sbagliando, perché poi io sapevo di essere, poi come sono, sono uscita fuori. Però l'unicità paga, nel tempo paga, ci vorrà un po' di tempo, mio figlio 18 anni ce l'avrò fatta. Però hai capito, l'unicità paga. Non abbiamo, oggi poi siamo veramente tanti, e poi con questi benedetti meccanismi immediati, una volta non esistevano, da una parte era peggio, da un'altra parte però era meglio, le cose venivano costruite, adesso chiunque può uscire, fare, dire, e se non hai È niente da dire, secondo un'immediatezza, me è meglio certo. non dire. Ci sono, in tutte le cose ci sono i pro e i contro, ma a Certo. proposito di questo periodo di cambiamento, a parte come l'hai vissuto tu, nel senso questo anno sabbatico, chiamiamolo così, di sospeso, se lo vuoi dire, insomma, e come l'hanno vissuto tutti, come dire, soprattutto nel settore dello spettacolo di cui fai parte, e cosa ti senti di dire in merito, sia come consiglio a chi sta iniziando oggi la carriera nello spettacolo,
e sia colleghi che naturalmente magari non hanno avuto, come dire, la stessa forza di reagire o di, come dire, pazientare, ecco, si sono arresi in vari modi. Io economicamente a terra, questo è inutile dire diversamente, Un'ovvietà. mentre spiritualmente, diciamo così, mi sono salvata grazie alle interviste, perché prima andavo a fare le recensioni nei teatri, quindi uscivo, mi muovevo e vedevo gli spettacoli, ho scoperto tanti personaggi che non conoscevo, bravissimi, è stato un arricchimento enorme. E poi sono dovuta rimanere a casa, quindi da casa ho iniziato a fare le interviste, che mi hanno portato un altro tipo di esperienza, più profondo. Poi sono andata a bussare alle porte di personaggi che non conoscevo e mi hanno accolta bene. Quindi a livello personale, in questo senso, è andato molto bene. Ho fatto questo percorso per diventare giornalista, come ti avevo detto, era già iniziato, adesso l'ho terminato in questo periodo pandemico. Però non è stato facile, non è stato facile vedere due ragazzi a casa da tutto il tempo senza poter uscire, senza potersi muovere. Non è stato facile sapere che mia madre stava morendo di Covid, poi l'abbiamo presa per i capelli. Non è stato facile, tutto non è stato facile, perché anche personalmente, se avessi avuto la possibilità di potermi muovere, avrei affrontato sicuramente in maniera diversa questo anno, che fa parte di una quaterna, ce la faccio più. E qui è stato tutto molto pesante, però ho la fortuna di avere una bella casa e un posto tranquillo, e questo vuol dire tanto, perché c'è gente che ha dovuto passare mesi chiusa dentro, senza un balcone, un terrazzo, senza un soldo. E tutto questo bisogna pensarlo, bisogna ritenersi comunque tanto fortunati rispetto a quello che c'è in giro. Chi inizia adesso? Chi inizia adesso, ragazzi, vi siete presi una bella gatta da pelare, però il mondo dello spettacolo deve essere una passione, non può essere preso solo come un lavoro, levate mano, evitate. Una grande passione, quando tu c'hai la passione per qualcuno, vai oltre, non te ne frega niente, no? Occhi chiusi e vai avanti. Quindi la passione deve essere il motore, il traino. Poi ci vuole tanta preparazione. Oggi la competizione è spietata, non c'è scampo, veramente si salva l'unicità, ripeto come prima, e poi avere un piano B, anche uno C e anche uno D. Sicuramente avere più situazioni contemporaneamente, più lavori, no, sapevo una Diversificare, cosa, sì, dicevano diversificare, nelle sì. parti. Non è facile, perché come dicevamo prima, l'artista poi artista magari non riesce a fare bene le altre cose, però se uno proprio lo vuole fare, intanto deve essere mosso da una grande passione, perché per tutto il tempo che ci vuole, per tutti i sacrifici per provare, per capire, per imparare, per un guadagno che se non arriva a certi livelli non c'è un guadagno. Scusa che guardo perché vedo che qualcuno, ah ok, no, no, niente di importante. Quindi bisogna essere veramente mossi da una grande passione, questo posso dire, l'unicità. Cercate di trovare una vostra nicchia, ci sarà da qualche parte. Oppure comunque andare a scavare in artisti del passato, no? Andare a studiarsi tutti questi artisti di anni fa che si sono stati dimenticati, e prendere spunto da loro, no? Da artisti contemporanei. Perché se c'è stato un periodo che tutti quanti copiavano Giorgio, cantavano tutti quanti come Giorgio, non so se te lo ricordi. Adesso è un po' passato, però magari ci sono cantanti più giovani, adesso no, sono fuori. Però no, succedeva così. Allora invece, anziché andare a prendere come esempio la cantante che in questo momento sta lì, andatevi a prendere Dalida piuttosto che, ne so io, Ella Fitzgerald, andatevi a prendere A Amalia scavare nel Rodriguez. passato, negli Sì, esempi. andare lì e cercare, scavare chi ha fatto una bella ricerca, un bellissimo percorso, e per fortuna poi ha avuto successo, non subito, ci ha messo tanto tempo, è stata Tosca. Tosca ha fatto un percorso bellissimo. Sono felice di averla intervistata, insomma, aver fatto delle recensioni per lei a ridosso del successo. Cioè, è stata l'estate prima, quindi non quest'estate, l'estate scorsa, stava facendo uno spettacolo a Santa Severa.
vicino a Roma, una località di mare, ho visto questo spettacolo meraviglioso e da lì poi dopo qualche mese c'è stato Sanremo e poi ha avuto il giusto successo, proprio meritatissimo. Però anche lei è grande, non è una bambina, dirige un'accademia, quindi insomma, ha tanti allievi, fanno insomma, ha un bel percorso alle spalle, indipendentemente dal fatto che aveva fatto Sanremo, però come lei ha detto più volte, lei di Sanremo non gli fregava niente, perché stava da un'altra parte, si capiva che Un stava dove. Perché poi altro quando fai qualcosa e non livello. stai bene, si capisce. Lei è un artista che mi piace tanto. Sì, come dire, ha raggiunto il suo livello, come dicevamo prima, È riuscita a raggiungere successo con quello che le piace fare, cosa rarissima. Però rarissima. lei ha fatto un percorso importante, cioè il suono della voce, il documentario. Sono andata a vedere questo documentario, eravamo tre giornalisti, tre, alle 9 del mattino, quando ho detto a ridosso poi dello scatto, e io ero arrabbiatissima perché dico, ma come si fa a non venire a vedere una cosa del genere? Poi magari vanno a vedere una cavolata oggi alle 17, no? Con gli orari giusti da conferenze stampa. E invece poi ha avuto il boom che meritava, sono proprio contenta. Ecco, un'altra cosa, io non soffro di invidia, Ok, non la conosco. lo Anche mettiamo perché, agli atti. no, sai perché? Perché penso che mentre tu soffri di invidia, mentre ti applichi per odiare qualcuno, hai perso del tempo Ed energia. per migliorare te stesso. Tu devi migliorare te stesso, non devi odiare gli altri. Lascia sta, via, show. Altra chicca di Joe su quello che insomma. Percorso spirituale su quello su cui puntiamo e cerchiamo di condividere Ci si l'esperienza. arriva, non è che 18 anni ragionavo No, ma così. fai bene a Camminavo col sottolinearlo. mitra, con un mitra mentale, ma non ce l'avevo. Vabbè, ognuno, come dire, vive degli step. Sottolineiamo sempre gli stessi concetti perché ogni persona, qui parliamo di storie di successo, però prima di arrivare a quelli che sono determinati risultati, è importante, lo ripeto, quelli che sono alcuni binari da seguire, alcuni punti cardine. Joe ha sottolineato, li ha sottolineati tutti e due, sia quello spirituale, cioè partire prima dal raggiungimento di un livello sufficiente di consapevolezza, che ovviamente non può arrivare in qualsiasi momento della vita, e l'altro è quello di essere consapevoli dal punto in cui si parte per raggiungere l'obiettivo, nello spettacolo, in qualsiasi attività, e seguire quello che è un metodo che porta al risultato. Poi il risultato non deve essere, come dire, giudicato con paragoni rispetto ad altri che sono partiti da altre stazioni, come dire, ogni risultato deve essere apprezzato per quello che è il proprio percorso personale e solo, cioè, ognuno di noi nel suo cuore sa quelli che sono gli sforzi, le gioie che ha ricevuto, ma anche gli ostacoli che ha dovuto superare. Purtroppo se si potesse sapere tutto prima quelli che sono gli ostacoli da superare sarebbe più Tanti semplice. anni fa, in una intervista, Tullio De Piscopo disse: per noi napoletani è difficile superare la Caglia Agnello. Sì, Conoscete la località, sulla località autostrada si vede, c'è dell'autostrada. l'uscita, esatto, sono delle mozzarelle buonissime a Caglia Agnello. E stiamo parlando di una trentina d'anni fa, questa intervista. Adesso già questo non esiste, perché a parte che col web vai ovunque, però anche prima del web, no? Ci sono alcuni cantanti che hanno sdoganato un sacco di amici, sono stati anche lo stesso D'Alessio, devo dire, poi alla fine ha fatto un percorso, ha portato anche tanti cantanti napoletani alla Giro fuori. ribalta, esatto, però l'ha fatto. Poi uno è discutibile, mi piace il genere, non mi piace, qui non ce ne frega niente, però stiamo parlando di come era difficile prima. Adesso è tutto più semplice, però finisce pure tutto subito. Perché stiamo parlando di Tullio De Piscopo, a parte un bravissimo musicista, ci mancherebbe, non metto bocca sull'operato. Però prima era proprio difficile. Era difficile perché la comunicazione non c'era. Cioè, il giornale che si scriveva l'articolo e si stampava, e andava al Tenore 5 Era usciva, e la quell'articolo TV. era sudato se ti usciva sto riquadrino, no? Adesso c'è tutto di tutti, però spesso è roba proprio preconfezionata, tutta uguale, arriva là e dopo un giorno è finita. E allora secondo me bisogna tornare, fare un passo indietro
cercare di fare cose di qualità è il più unico, il unico è possibile, insomma, più personale possibile. Di nicchia, come hai detto prima tu, cercando l'unica, Personali, la proprio propria può favore unicità. però è personale, cioè uno deve fare quello che si sente di fare, perché pure sta nicchia, poi alla fine, ma sta nicchia se nessuno se la viene a vedere, a sentire, non Sì, va bene. diciamo, Però qualcosa. personale sì, perché personale nessuno ti può dire niente, cioè io ho questo accento napoletano che prima cercavo di toglierlo, poi ho capito ma perché la Giovasi, che è la mia particolarità, e non l'ho tolto, cioè nel senso non mi sono più impegnata per toglierlo, io va bene così, non ho la gli, non me ne frega niente. Lo dico, chi non mi vuole sentire, spegne e se ne va. Però se c'è qualcuno che rimane, rimane proprio per me, perché sono io così. Beh, con questa chiusura io, come dire, non ho altro da aggiungere, anche perché, insomma, hai detto tutto, l'hai presa a 360 gradi, come dire, la storia, quindi dal livello spirituale alla strategia, che è quella, insomma, su cui noi puntiamo, al metodo, alla passione, all'unicità, come dire, non mi va di aggiungere altro. Comunque, se puoi aggiungere tu qualcosa. Chi ti vuole seguire? Hai un sito di riferimento, Sì, l'opinione, vabbè, i giornali, dici un po'. l'opinione basta andare su internet e mettere Giò di Sarno, l'opinione, escono tutte le interviste di questi anni. Mentre se volete andare sul mio sito è www.giodisarno.com. Poi vabbè, i social sono quelli abituali, c'ho Giò di Quelli Sarno e Giò di Sarno 2, due. sarebbe 2, poi mi sono fermata perché è e poi c'ho anche una pagina. Però è difficile seguire, ho anche una pagina di cazzeggio, Anche quindi perché l'altra mia anima molto forte, l'altra parte, e per non mischiare le cose, poi alla fine, vedi pure là, ho fatto questa pagina cazzeggio, ogni tanto mi scappa, e quindi ho messo pure da quest'altra parte, perché poi io sono così, cioè, non, volevo scindere i fatti, perché dico, vabbè, fammi tenere un atteggiamento più, come profilo dire, professionale, come dire, esatto. Non abbiamo so se ci perso. siamo persi, Sì, no. ci sei. Molto E bene, quindi va bene. questa è la situazione. Io No, so che perché tu potresti mentre parlare, insomma, per giorni e su parecchi argomenti, sia per esperienza, sia una per ricetta? una ricetta anche, consigliare vini, vabbè, a parte gli scherzi, ma sicuramente ti seguiremo perché siamo curiosi, io per primo, di questo Seguitemi forum. per altre ricette. Esatto. Per l'estate a luglio a Salerno, confidando Sì. che si possa realizzare live, naturalmente anche noi stiamo già lavorando Speriamo. per l'estate perché, come dire, una condivisione Tu mi umana. permetti, non so chi sei, mi devi dare 10 minuti che sto facendo un'intervista. Ecco. Ecco, in diretta un rinvio, un due di picche così, di default. No, perché io non pensa come sono, per farti capire, che io non so trovare l'ID Apple del vecchio telefono, quindi ho lo stesso numero, ma ho un scusami, sto facendo un'intervista, ti chiamo dopo. Questa è un'altra. E quindi ho WhatsApp su un vecchio Un telefono, cellulare. dove siamo con Zoom, e su quest'altro telefono ho il Molto telefono, bene, ma non bisogna ho messo chiamare ancora i l'assistenza numeri. Apple. E quindi la gente mi chiama senza nome, perché non li ho mai come Memorizzati. trascritti, insomma, perché non ho l'ID Apple, quindi non so passare da lì a lì. Pensa come sono messo. Mi devi fare un corso accelerato. Consulenza gratuita Ah, sicuramente per il gratuito, digitale. sorrisi quanti ne vuoi, lo spaghetto non te lo toglie nessuno, un caffè, Assolutamente. ma soldi siamo proprio, guarda, adesso siamo proprio arrivati alla frutta. Alla frutta. Speriamo. Ma dicevo che comunque saremmo curiosi, insomma, di vedere questo evento dal vivo perché ovviamente Sì. tutti ambiamo a tornare un po' a condividere un po' sorrisi senza, vabbè, con le mascherine comunque sarà, ma comunque di persona, insomma, respirare la vicinanza che ci è stata privata in questo periodo, a Il prescindere da come. rapporto umano. Il rapporto umano, esatto, insomma, a prescindere da come si evolveranno tante cose, comunque il nostro impegno è intanto di rispettare le regole che sono un po' troppo, come dire, Che siamo restrittive. stanchi, cioè noi le regole le abbiamo rispettate, Le parlo per regole vanno me e per chi mi rispettate, però, sento, insomma, ma siamo tanto stanchi.
ci sono, come dire, tante prospettive che naturalmente siamo ancora in tempo di rettificare, di, come dire, di portare in una direzione dove, se dobbiamo convivere con questo, sicuramente dobbiamo impegnarci tutti a essere un po' più Molti lì. artisti si stanno organizzando per un lavoro alternativo, me compresa, perché non puoi aspettare, è Certo, per tutto forza. incerto. E allora, se lo puoi fare, c'è chi non lo può fare, no? E i teatri adesso li devono aprire, poi ti dicono già gennaio, poi avevamo delle cose, ma abbiamo dovuto rimandare, ma poi manca proprio, ti manca la volontà, l'energia, l'entusiasmo per fare una prova di qualcosa che poi non sai nemmeno se lo vai a fare. Adesso con Scena Teatro fino a luglio c'è tempo, come dire, per Programmato. programmare, organizzare, però non si sa, siamo qui con l'ansia e la Certo, tutto in paura che se, stand-by, esatto, certo. e se per caso ci dicono che poi non si fa più, e quindi siamo tutti un po'. E bisogna rialzare il livello di energia, una serie di situazioni che vanno innescate di nuovo. Comunque, Certo. non perché conosco Joe, ma si può parlare per ore e giorni su tante tematiche, sono serio, dando consigli, oltre che spunti di riflessione, come li ha dati in questa La intervista. vecchiaia, caro mio, è solo No, quello, si perché chiama l'esperienza esperienza e purtroppo è solo quella, saggezza, hai detto è tu la vita prima. vissuta, no? Hai detto tu prima me saggezza, quindi naturalmente, come dire, si può parlare per molto su vari argomenti, ma l'esempio di Joe in quello che ha fatto in questi anni e che continua a fare perché si è saputa rinnovare, innovare e trovare anche nuove idee, riuscendole a realizzare. Quindi questo ovviamente è il leitmotiv di questa rubrica Business Life, per chi si fosse collegato adesso, dove prendendo spunto dall'esperienza di persone di successo, cerchiamo di trasmettere quello che è l'importanza del messaggio di essere consapevoli e seguire un metodo per raggiungere i propri obiettivi. Naturalmente lo dico, in virtù del fatto che in questo periodo sul sito mio personale, cosimoscarano.it, potete prenotare quella che è una consulenza gratuita proprio per capire come raggiungere risultati, come diceva Gio, anche andare a realizzare quello che può essere un'attività nuova o realizzare un vostro progetto, perché è un periodo storico in cui bisogna agire con consapevolezza, senza fretta, ma semplicemente con un metodo di lavoro. E comunque chi non ha visto, insomma, chi si fosse collegato solo ora, può rivedere nei prossimi giorni l'intervista nel blog del sito cosimoscarano.it. Vi aspetto lunedì prossimo con un'altra ospite che non è dello spettacolo, ma ha fatto televisione, ma una car influencer che è Elena Giaveri. Io intanto non posso che ringraziare per aver accettato l'invito, Joe, e per averci raccontato un po' delle sue cose. Torneremo a brindare tutti quanti insieme, magari con un primitivo di Puglia che fa bene, Ecco, fa molto questi sono bene. discorsi seri. Questi sono discorsi di condivisione perché anche questi, come dire, aiutano a superare questo periodo che sicuramente ha lasciato, per l'esperienza che ho, molte persone in stand-by, ma in uno stand-by mentale. Qualcuno si è, come dire, ha prevalso anche quella che è stata un po' la depressione, passatemi il termine, la debolezza d'animo. Invece bisogna mantenere o trovare un nuovo equilibrio per ripartire, perché comunque la maggior parte delle attività economiche deve ripartire, non partire. Questo è quello che naturalmente cerchiamo di trasmettere, sperando di fare cosa gradita anche attraverso questo servizio. E Gio, che è una giornalista, può solo che, come dire, dare il suo contributo al riguardo, il suo feedback. Gio, io ti ringrazio di nuovo, ci vedremo Grazie a te. presto. Una buona serata e un buon tutto per i tuoi progetti, che insomma, mi impegnerò di personalmente, insomma, essere presente a Salerno anche senza invito No, che ti ho invitato anche senza invito. saremo presenti perché sono iniziative che aspettiamo tutti, anche noi siamo operativi per realizzare delle attività live, come si suol dire, in presenza, e a Dio piacendo. Grazie a tutti, vi invito a seguire tutte le novità sul sito cosimoscarano.it e un grosso grazie a Gio Di Sarno. Ciao! Ciao Gio.